sulla prevenzione. No, la prevenzione, cioè il punto è creare meno rifiuti. Che cosa si sta facendo? Allora, non è che tanto di dire che io credo, sono molto d'accordo con quello che diceva lei, cioè che la strategia di sviluppo sull'economia circolare, che noi lanceremo, è una grande indicazione, anche perché nasce dal basso, cioè non è che l'abbiamo fatta chiusa in quattro persone in un ufficio. Quella strategia è rimasta a consultazione pubblica per il mese e mezzo, abbiamo avuto 6.400 sessioni di lavoro con una partecipazione straordinaria rispetto a tutte le altre, piccole e medie imprese, grandi imprese, cittadini, stakeholder, associazioni di categoria, e quella fase è finita il 18 settembre, adesso stiamo mettendo dentro tutti i contributi, quindi io credo che sarà una strategia molto leggibile da una parte, quindi molto pratica, noi diciamo esattamente quelle che sono le azioni che bisogna fare, i nuovi modelli economici da utilizzare, dove vogliamo andare con gli incentivi, dove vogliamo andare con l'imposizione fiscale, dove vogliamo andare come pubblica amministrazione, quindi verso gli acquisti verdi, che stiamo lavorando molto sul campo. Quindi io credo che quello sia un grande contributo che noi lasciamo. Vi prego di leggerla perché è molto leggibile secondo me, poco tecnica e dà indicazioni molto precise su dove si vuole andare, perché poi il compito di un governo è quello di indicare la strada dove si vuole andare, poi tocca sia alle imprese che ai cittadini andarci, no? Con la propria libera iniziativa. Sulle discariche, questo è un dato di cui io mi vergogno, continuo a dire, io mi vergogno, mi vanto in Europa di tante cose, sulle energie rinnovabili, sul riciclo di alcuni prodotti e sul sistema che ha voluto Ronchi con la sua legge, che dopo in Italia ha sviluppato la filiera dei consorzi in maniera eccellente, mi vergogno ancora dell'uso delle discariche. Noi abbiamo un uso delle discariche che oggi è ancora a livelli elevatissimi. I nostri rifiuti, ancora più del 30%, vanno in discarica. Il nuovo target che ci dichiarava la Bonafè, e colgo l'occasione per ringraziare per l'ottimo lavoro che ha svolto in Europa su quella direttiva, ci porterà al 10 e probabilmente alla fine, nella sua stesura definitiva, richiesto anche dall'Italia, al 5% di rifiuti in discarica. Questa è la grande sfida che noi abbiamo da avanti. Per fare questo che cosa dobbiamo fare? Mi assumo le mie responsabilità. Da una parte dobbiamo incentivare il riciclo, e dall'altra parte dobbiamo trovare dei sistemi diversi per lo smaltimento dei rifiuti che restano, delle frazioni che restano. Noi abbiamo fatto lo sblocco Italia, abbiamo detto alle regioni, veniteci a dire come intendete chiudere il ciclo dei rifiuti, perché il principio della prossimità è un principio valido in Europa e ogni regione deve diventare autosufficiente. Abbiamo regioni che sono oggi più che autosufficienti, nel senso che ricevono rifiuti provenienti anche dalle altre regioni, e abbiamo regioni che sono molto dietro, però le regole ci sono perché noi abbiamo molte regioni, ripeto, che sono oltre i livelli che ha indicato l'obiettivo. Io l'ho detto prima e ne sono abbastanza convinto: se l'Italia su questa cosa, se quante le sessioni sono state 6.400, quindi è stato un meccanismo di creazione di un percorso molto condiviso, e ha afferrato tante volte la parola eco-design, quindi questa cosa è legata alla bellezza, alla capacità creativa, all'ottimismo, probabilmente bisogna crederci un po' di più. Sì. Cioè, una cosa che e quindi creare le condizioni perché alla fine c'è un'iniziativa del CONAI nelle scuole, no? Si sono coinvolti migliaia di ragazzi, e probabilmente un lavoro che è industriale sulle responsabilità, poi dopo adesso poi si sta aggiustando, ma insomma, sono i comportamenti individuali, e quelli possono cambiare in modo attraverso un cambio culturale, attraverso i ragazzi, e però anche le condizioni, perché poi
se il governo adotta dei meccanismi di incentivi o di disincentivi, ha la possibilità di direzionare le scelte, questo è innegabile nelle cose, no? Assolutamente, sono molto d'accordo, cioè noi abbiamo un punto di partenza molto favorevole in Italia e quando facciamo le cose le facciamo più belle degli altri, ce l'abbiamo dentro, ce l'abbiamo nell'anima. No? Dovreste fare un concorso nazionale, le cose... Non sono fra quelli, perché non la faccio anche tu. Però in questo paese c'è tanta gente che è capace di fare tanto. Allora, sull'ecodesign noi abbiamo una sfida enorme, perché l'ecodesign, così come la ricerca di nuovi materiali, sarà uno dei nuovi fronti di questa sfida. Allora io credo che qui noi ci giochiamo il futuro dell'azienda, del paese. Non a caso noi abbiamo anticipato come Ministero qualsiasi direttiva europea, qualsiasi strategia, abbiamo già fatto due bandi proprio per pochi soldi, poi sono bandi di prova, diciamo tra virgolette, di 2 milioni e 100 proprio sull'economia circolare e sull'ecodesign, per andare a vedere qual è la prima risposta che abbiamo. Ma se lei guarda nella strategia dell'economia circolare, una grande parte è dedicata proprio all'ecodesign e anche alla parte incentivi e disincentivi a cui faceva riferimento lei, sia sul lato imprese sia sul lato cittadini, perché è anche sulla tassazione. Cioè sulla tassazione è chiaro che se noi vogliamo andare in quella direzione dobbiamo spostare la tassazione dal reddito alle persone, no? Cioè andare sull'IVA, ma andare sull'IVA poi non discrimini fra prodotti riciclabili e prodotti non riciclabili, fra prodotti ambientalmente corretti o non corretti. Allora anche all'interno dell'IVA devi poi andare a premiare alcuni prodotti rispetto agli altri, con la problematica che l'IVA è una materia europea, quindi devi passare attraverso le tue. E la stessa cosa lo devi fare all'interno delle aziende, andando a premiare con degli sconti fiscali proprio quelle imprese che utilizzano determinati materiali. E se mi posso permettere, questo è anche da un punto di vista fiscale, perché la fiscalità sul reddito delle imprese non va mai, è neutra. Non tiene mai conto del tuo consumo del patrimonio naturale. Se io consumo più patrimonio naturale che altri, vuole dire che io sulla collettività sto pesando di più per fare quel reddito e allora devo pagare più imposte. Cioè è un principio di giustizia fiscale. Grazie, ringrazio tutti i relatori.